un provvedimento disumano, perché eliminando la protezione umanitaria toglie ogni residuo di comprensione nei confronti del dramma delle persone che sono i migranti, ma anche criminogeno, perché trasforma in illegale la posizione legale di chi ha regolarmente il permesso di soggiorno. Stiamo parlando di questo, di un permesso di soggiorno che viene ottenuto per ragioni umanitarie, che alla scadenza non può essere riconfermato perché non c'è più la protezione umanitaria, di un permesso di soggiorno che viene dato per effetto di un contratto di lavoro che viene meno per quanto appena scade il contratto di lavoro, senza i 6 mesi necessari per poter trovare nuovo lavoro, previsti peraltro dalla legge. Ho dato disposizione formale agli uffici comunali, soprattutto agli uffici di servizio al cittadino, di sospendere l'applicazione di questo decreto in attesa di approfondimenti, perché non posso essere complice di una violazione palese dei diritti umani, quelli previsti dalla Costituzione. Penso alla scuola piuttosto che all'istruzione, verrebbero tagliati fuori anche dal diritto alla salute tutti questi soggetti che, ripeto, sono oggi legalmente presenti sul territorio nazionale. Ma Salvini gioca una partita con delle regole diverse dalle mie. Lui gioca a cricket, io gioco a volley. Non possiamo certamente replicare, perché continuo a giocare a cricket. Purtroppo poi i palermitani e gli italiani tutti subiranno le conseguenze in termini di alimentazione dell'odio razziale.